Questa è la mia prima volta che faccio una recensione di un film Marvel, uccidetemi appena compro un Funko Pop. Quindi, ho visto Vedova Nera ed era molto bella. Poi ho visto il film ed era anche meglio. Il film è diretto da Kate Shortland. Una donna! Scarlett Johansson interpreta la parte di Natasha Romanoff, la donna con i capelli rossi negli Avengers. In confronto ad altri film Marvel sembra che hanno voluto prendere una strada differente. Il tono del film è molto più dark e maturo. Ci sono personaggi che dicono molte parolacce e si insultano tra di loro. Molti film Marvel hanno sempre dei campi larghi con grossi grattacieli colorati, mentre invece questo film ci invita a Budapest. Nel film, insieme a sua sorella e i suoi finti genitori, deve cercare di trovare la stanza rossa, dove c'è un cattivo che deve sconfiggere. Sì, insomma, è un normale e semplice film della Marvel, ok? Persona buona deve uccidere persona cattiva. Molto chiaro, molto lineare, nulla di complesso. E da qui in poi ci saranno spoiler del film, quindi se non hai ancora visto il film... L'unico vero peccato è che non abbiamo mai potuto avere un momento in cui potevamo conoscere Romanoff un pochino più a fondo. L'unica occhiata che abbiamo avuto nella sofferenza della sua infanzia era solo in un video montage poco specifico, con in sottofondo una cover di Smells Like Teen Spirit dei Nirvana. E onestamente l'ho trovato davvero un grande spreco. Un'altra cosa che non sopportavo del film è, anche se sappiamo che gran parte dei nostri personaggi sono degli esseri umani, sembravano praticamente essere indistruttibili. Capisco che sono spie super addestrate, ma buon cielo, c'è una scena in cui Natasha cade da una finestra e attutisce i colpi con il fianco, il collo, la schiena, per poi cadere a terra in piedi senza un solo graffio. What? What? Come cazzo fai ad attutire un colpo con la schiena? Schiena! Poi c'è anche un'altra scena in cui sua sorella perde un sacco di sangue in una stazione e non sviene. Cioè, camminano per chilometri con sangue che perde. E lei è completamente ok. Poi c'è anche un'altra scena verso la fine del film in cui viene intrappolata da altre vedove nere e sono tipo altre 20 vedove nere che la prendono a pugni in faccia, con calci e pugni di ogni tipo, dritto nel viso e neanche un graffio. Soltanto un naso rotto. Però se l'era già rotto prima. E l'ha giusta anche. Come se fosse un pezzo di Lego. What? Poi in questo film viene introdotto anche Taskmaster. Ed è un villain dei fumetti che riesce a capire lo stile di combattimento di un avversario solo guardandolo. Ma non fa quasi mai nulla nel film tranne fare delle reference di alcuni stili di combattimento di altri personaggi della Marvel. Un personaggio con un concept così interessante è stato reso così ingiustamente poco interessante. Onestamente lo trovo solo un peccato. Avrei tanto voluto vedere questo personaggio mettere in grave ostacolo i nostri personaggi. Però arriva sempre una niente inconvenienza che evita ogni scontro con i personaggi, rendendo il personaggio noioso, per me quasi ridicolo. Oh wow, è Taskmaster! Chissà che cosa farà! Ah no, è caduto giù da un dirupo. Oh no, è tornato e ora cosa facciamo? Ah no, è precipitato di nuovo. Oh no, è dentro l'aereo e ora... Oh! Oh. Onestamente, se qualcuno dovesse chiedermi di che cosa parla Vedova Nera, non saprei esattamente come rispondere. È un film costantemente indeciso a essere un heist movie e un dramma familiare o un semplice film d'azione. Ma hey, questo è un film della Marvel, spengi il cervello e goditelo per quello che è. C'è un prodotto della Disney fatto per vendere Funko Pop. Per me è un 6 su 10. It's pretty good. Onestamente non vedo l'ora di vedere il prossimo film della Marvel, sperando che sia interessante come questo. Al momento sto guardando Loki, la serie TV su Disney Plus, e devo dire che... Hai visto la maschera di merda, mio Dio! Libertà. Tutti abbiamo il diritto di essere liberi. Nessuno si dovrebbe sentire in trappola. In trappola con le sensazioni positive dentro di noi. Ma qual è la soluzione al male che ci circonda? Noi, della Jeffrey Tech, abbiamo pensato a un prodotto rivoluzionario. Perché essere negativi, se puoi non esserlo? Sii libero. Libero di esprimere il vero te. Libero di condividere il meglio dei momenti. Libero con Freemi. Il film onestamente mi ha cambiato la vita. Prima pensavo sempre a cose negative e ora ho semplicemente smesso. Come una lampadina, ci puoi credere? Freemi. Adoro questo prodotto. Basta che lo usi e fa tutto quanto da sé, guarda. Freemi. Qualcuno sa spiegarmi esattamente come funziona questo prodotto? Cioè, non mi sembra molto etico. Freemi. Ehi, che cosa state facendo? Freemi. Smettetela! Freemi. Freemi. Libero di essere il nuovo te.
questione. Perché le persone fanno questo, Strubaldi? Finiranno mai questo Cinematic Universe, Strubaldi? Strubaldi, quando è che la gente capirà che questa storia non finirà mai e che non ha alcun senso, Strubaldi? Non lo so. Strubaldi, perché le persone sono fatte così? Cosa? Strubaldi, mi stai ascoltando, minchia? Strubaldi, ascoltami, porca puttana. Questa cosa non avrà mai fine. Non capisco. Odio i film Marvel. Odio essere così. Perché ho detto quelle cose che non erano vere, Strubaldi? Strubaldi! Cazzo! Cosa? Quando è che tutto questo avrà fine, Strubaldi? Strubaldi? Perché siamo qui? Chi non sei so. Tu? Chi sono non io? So. Perché non ricordo niente, non Strubaldi? So. Che cazzo? Cosa? Oddio. Strubaldi. Certo, Strubaldi, che ne hai fatto di casino, signor Davis. Oddio, no. Tu sai bene quali sono le mie opinioni in riguardo. Che siete voi? Tranquillo, signor Davis. Ci sarà tempo per le presentazioni. Ma per ora, stia calmo, si rilassi. Nah, tranquilla, finché gli diamo la giusta dose non morirà. Beh, lo spero. Il film era terribile e non ci posso credere che ci sono persone che guardano seriamente questa merda credendo davvero che sia roba di qualità.